zombie apocalypse. Ciao raga, come state? Spero bene. Allora, è l'ennesima volta che provo a registrare con la telecamera esterna, antenna, non so come si dica, vabbè, quella posteriore comunque, ma non mi trovo, quindi registro a questo punto con la telecamera interna, ovvero quella frontale, perché mi trovo meglio così, e pazienza se il video non si vedrà granché. Comunque niente, questo è un video di chiacchiericcio, scusate, sono sudata tutto quanto, ma fa caldo. Tra l'altro ho la finestra chiusa perché non voglio che mi sentano e prendano già per matta, perché parlo con un telefonino, ma vabbè, tanto lo saprano che registro con il telefono, cioè che faccio video su YouTube e non so tutte le altre piattaforme. Comunque vado alle ciance, anche se mi piace parlare, e già vi dico che questo è un video appunto chiacchiericcio. Sono tutto a posto, ok, sì. E niente, quindi voglio semplicemente dirvi, ecco qua, insomma, il mio outfit da casa. Beh, questa la esco anche a casa, ma questa no, questa è per stare in casa appunto, questa è per uscire, questo pantalone. Comunque niente, per dirvi semplicemente che questo video di chiacchiericcio voglio fare il letto con voi e sistemarlo un po', perché è inguardabile, vedete? La coperta da questa parte qui, e niente, così ho trovato qui una zanzara, muy bien, top. E niente ragazze, io adesso mi fermo qua e ci vediamo per mettere a posto il mio letto. Dai, a dopo. E niente, eccomi qua. Allora, siete appoggiati sopra la scatola del mio barattolino, ovvero sopra una scatola di crema da viso. E niente, allora ragazzi, aspettate un secondo che mio... Allora, sti capelli non sanno da stare, da
da sistemare come voglio io, ma vabbè, dettagli, perché devo mettere un po' più in su, ma non c'è verso, quindi perché l'ho appena lavati, spigliati, districati, come si può dire, non lo so. Sì, l'ho un po' snodato tutto quanto, ma forse perché l'ho appena dato una bella messa in piega, più o meno, siamo lì con le mie solite messe in piega che faccio io, però evidentemente non... vabbè, lasciamo perdere, sono un caso a parte i miei capelli. E sì, lo so che sono belli, ma a me non mi fanno impazzire, però lasciamo perdere, è meglio. E niente, allora ho appena fatto il mio letto, l'avete anche visto che il mio letto è stato fatto, e adesso chiediamo un po'. Dunque, voi come state? Spero bene, io sto benone. Scusate se non ho risposto più ai vostri commenti, o se rispondo poco o quasi mai, perché sono straimpegnata di qua e di là. Mi sto dando da fare tantissimo a casa, bugiarda, non sarà vero però. Sto cercando di stare meno attiva su internet perché non è che mi ha stancato, però mi voglio un po' prendere ogni tanto qualche pausa da internet. Vi guardo, ogni tanto vi commento, non a tutti perché ragazze, non ce la faccio a commentare tutte perché, come si vuol dire, è impossibile in ogni essere umano. Umanamente, voglio dire, scusate, non volevo dire, vabbè, ormai l'ho detto. Umanamente è impossibile commentare tutti i canali tutti gli youtuber, però piano piano, giorno dopo giorno mi sto prendendo la premura di commentarvi tutte. Dove non arrivo farò un altro giorno, dove non arrivo in quel altro canale, lo stesso, così via. Quando dove non riesco, amen, che vi devo dire, pazienza. Le commenterò a notte tarda, quando non ho sonno, ma... Mentre prendo una tisana o un intruso di camomilla, quello che è, basta che riesco a commentarvi, perché di solito prendo e mi addormento e non riesco più a controllare se ho commentato i vostri video. Ragazzi, non è una colpa, mi prende il sonno, ragazze, è allucinante la mia cosa, perché mi prende il sonno e non riesco più a guardare i vostri video, no? Che non mi annoiate, per carità. Ma sono io che non riesco più a commentare i vostri video perché non è che non voglio. È che tante volte mi dimentico. Mi dimentico, meno male che se devo che venite a commentare. Rimera è passata la messa, oggi c'è un nuovo video. Grazie. Un bacio, siete i miei preferiti. Grazie di cuore, vi stimo, vi voglio bene, vi ammiro. Grazie. Che mi ricordate, vieni a commentare da me. Non ti ho ancora visto sotto il mio video. Grazie, grazie di cuore. Vi lovo, sì, stavo dicendo vi adoro, anche vi adoro, ma soprattutto vi lovo, grazie così. E niente, ragazze, dopo questo video ho intenzione di fare un video di top flop di questo mese, non ce ne sono molti, però ve li faccio lo stesso, questi video, anche se oramai è finita l'estate, ma come al solito arrivo in ritardo a fare certe cose, ma... Ci provo perché mi piace fare questi video top flop di questo mese, perché un po' mi sono truccata, ma d'altro rango, come ho detto? No, vabbè, ma da altro punto di vista, appunto, oltre a truccarmi, ho usato anche tante belle cose per farmi i piedi un po' più decenti, se si può così dire, perché ancora ho visto ben poco di risultati, raga, è così. E quindi, che vi devo dire, sono riuscita un po' a migliorare assidua, tra virgolettuzze, nei miei piedi, non me li faccio perché sennò li girereste dall'altra parte, non è il caso. Però un po' sono migliorati, sto mettendo la crema, ce l'ho in sala adesso, nella postazione dove metto tutte le mie cremine, tutte, dove c'è la postazione della macchina da cucire, lì ho messo, quando mi sto guardando i vostri video, o commento, o guardo la televisione, io ho messo una crema lì apposita per, come dire, per incremarmi i piedi, null'altro, è una della Havia, non lo so, comunque, presa da Look Fantastic. E mi sta piacendo, un profumo. All'inizio facevo un po' di pizzicore, ma poi mi sono resa conto che non è nulla di che, quindi va bene. Pizzicore in che senso? Pizzicore che è, nel senso che
Sembrava come stare in devast mi stava dando, vabbè, lo stavo dicendo in dialetto gallurese, scusate, ma intanto mi parte la dialettica gallurese. So che voi l'amate, però devo anche stare attenta che non mi sembra anche uno che odia certi dialetti, ma lasciamo perdere le malelingue. Comunque, niente, vi dicevo, sì, ragazze, alla fine. Il pizzicore non era nulla di che, era solo perché stava agendo in bene. Vabbè che non è una maschera a piedi, ma è una maschera per i capelli, ma siccome non mi fido di certi prodotti, li utilizzo le faccio un altro tipo di uso per i piedi. Beh, che male c'è. C'è scritto Hairy Food, c'è scritto. E il food, che io sappia, vuol dire maschera per capelli, cibo per capelli, che io, vabbè, quello che è, insomma. Io l'ho utilizzato per i piedi invece, perché sinceramente usare certe cose per i capelli non mi fido, quindi c'è da risciacquare, c'è da fare. No, non è neanche da risciacquo. Io ho preso perché era una cremina con una texture così fine, liscia, la passi sul polpastrelli, poi la passi su tutto il piede, non ve lo faccio vedere. Perché se no, appunto, vi ho detto come prima, non ribadisco, vi fa un po' schifo, quindi la passo sui piedi così e poi via. E niente, e ve la massaggiate come a vostro piacimento. Poi, per quanto riguarda il resto, sì, ragazze, non sto facendo granché chissà che maschera di viso. Ma per i piedi sto cercando di cominciare a curarli. Per quanto riguarda invece le salviettine, sto sempre cominciando per gli swatch, che ancora Instagram sono ben poco attiva, ma qualcosina sto cominciando a farle. Gli swatch 1,78 di queste salviettine che mi stanno strapiacendo dall'Eurospin. Eurospin, boh, non mi ricordo. Salviettine alla camomilla, idratanti e rinfrescanti, saranno quelle seccate, ma vabbè, dettagli. Idrofil, no, mi sa che questo non è dell'Eurofine. Devo controllare da che parte vengono. Ma Eurofine o no? No, non è Eurofine. Sbagliato. Credo che siano di un altro marchio che non è Eurofine. Aspettate un secondo. Controllo, un attimo, controllo. No, non è per niente, ragazze mie. Chissà dove cavolo ho preso, forse nel negozio sotto casa, sì. Andando a pochi passi da casa. Perché qui non mi dice Euroskin per niente. No. Comunque, sono buone, mi piacciono. Non pizzicano, non ostionano la pelle, nel senso che non la bruciano quando le vai a passare per strofinarti la parte da togliere. Insomma, il pasticciamento tra trucchi e quant'altro, ma anche per pulire qua sopra la scrivania. Non mi dà fastidio sia quando struscio contro la mia pelle che contro il piano da lavoro, insomma. Mi ci trovo bene, non mi danno nessun fastidio, appunto, come dico, come ho detto prima, ribadisco, nessuna irritazione cutanea, quindi top, mi piacciono. Ribadisco, questi sono i idrofil, salviette, baby, delicate e detergenti. Si sono un po' seccatucce, non sono seccate. Parliamo come mangiamo, che è meglio. Si sono un po' seccate, però mi piacciono, vedete? Ve le faccio vedere bene, bene, bene. Ecco qua, buone, mi piacciono. Poi, ogni tanto con il trucco utilizzo questo labello qui della Valentina Ferragni, lip gloss della Valentina Ferragni. In crayon, sì, crayon, che ce n'è quanto 5,5 mm di prodotto, che tra l'altro lo sto consumando e mi sta strapiacendo. Labello molto buono, ce l'ho perché è da tanto che lo desideravo, da quando lo vedevo in pubblicità, sì, sulla canale 5, quindi ho detto, ma così quasi quasi me lo acchiappo, vieni con me a casa, quando l'ho visto sapone in profumo, perché voi dovete sapere che qui in Sardegna non c'è, sì, c'è Sephora, ma è a Olbia, oppure c'è qui a Palau, c'è sapone in profumi, oppure, vabbè, acqua e sapone è a Olbia lo stesso, ma qui c'è sapone in profumi, oppure c'è altre categorie che non sono proprio, cioè altre profumerie che non sono proprio, come
come dire, non puoi trovare il mondo come da sé, però ecco, tanto per dircela una. Questo invece è una lipo, no, un rossetto tinta, se non erro, di Sephora, vedete c'è il marchio Sephora. Questo non so se mi è stato regalato da chi o se l'ho comprato io, comunque, poca importanza. Mi piace anche questo. Scovolino da, sì, vabbè, stesura da, come si chiama? Alla spugnetta per stendere il prodotto. Lo faccio anche vedere. Oddio, mi sa che si è anche rovinato. Ecco perché non lo uso più. Vedete? Non so cosa si possa vedere. Controluce, vabbè. E vi ho messo un controluce, ma raga, io ho della qualità video, quasi che me ne frego. Anche se ho seccato a tutti per aver detto voglio migliorare i miei video, ma vedo come me ne frego, quindi continuerò a fregarmi perché alla fine non mi conta, non è che conta tanto la qualità di video. L'importante quando ti impegni per, vabbè, la qualità della luce nei video è importante, ma se uno non lo fa per lavoro, tanta salute e buon viaggio. Ma se invece uno ci tiene a farlo come lavoro, allora la luce si deve mettere di così, vedete? Si mette di così. Ma io me ne frego e mi metto contro luce, che vi devo dire? Se no, basta che apro la finestra e mi entra la luce dalla finestra, ma io non mi va, perché sì, mi sento spiata dai vicini, quindi anche no, quindi chiudo tutto. Ah, qua non vi ho fatto vedere, ho preso una bella bustona di questi. Cosa sono? Bagno schiuma della Vidal, perché io uso. Uso e poi cosa faccio? Quando finisco, compro. Come fanno altre ragazze di YouTube. Perché adesso non sta? Boh. Non vuole rimanere. Sei curioso però tu, eh? Vediamo se rimane così. No, non vuole rimanere. Non vuole proprio. Ok, forse così rimane. Speriamo bene che rimanga dove deve stare. Aspetta un secondo. Rimane ragazzi, almeno lo spero, perché se no mi tocca di nuovo ripoggiarlo per terra e mi tocca togliere dalla busta i bagno schiuma e riutilizzarli per riutilizzarli. Questo oddio, mi sto un po' già, vabbè, sapete che è un video così com'è, mi esce. Allora sì, mi toccherebbe togliere dalla busta e mettere dentro la mia saccoccia di tutte le mie scorte beauty, perché voi non so se l'avete visto, ma lì dietro c'ho la mia saccoccia, bustona, dove tengo tutti i prodotti che ancora non ho utilizzato, che devo ancora utilizzarli. La maggior parte li ho utilizzati, ma gli altri nada de nada, niente. Vedete, ancora non è che me ne frego, però li devo ancora dare altri, o li do oppure li uso io, ma per usarli ancora sto facendo una fatica boia. Non che non voglio, ma perché, raga, non voglio aprire tutti i prodotti assieme, perché poi non mi rendo conto di cosa ho usato, cosa mi fa bene, scusate, un segnozzo, e cosa mi fa male. Quindi prima o cosa non mi è piaciuto, o cosa mi ha dato fastidio, quindi un prodotto per volta. Poi non vorrei che mi chiedeste sempre: ma tu cosa ne fai dei prodotti? Li usi o li butti? Se non ti piacciono, no, ne faccio un altro uso. Se non sarà l'uso per i piedi, per le mani, per le braccia, li uso per i pennelli. Non tutto lo uso per i pennelli. A volte li uso anche perché ne so, se non mi piace tutto il corpo, li uso per la testa, che magari per la testa, tipo se uno shampoo che non mi è piaciuto, così via. Insomma, ragazze, che ne so, c'è da sbizzarrirsi in tutti. C'è un mondo di prodotti, c'è da sbizzarrirsi, tipo la ceretta. Se non la voglio usare per, che ne so, per qua, che mi dà fastidio, la utilizzo, o per esempio per qua la utilizzo per qui. Tanto non cambia un pezzo da un altro, cioè cambia, però se sono troppo delicata di qua la uso, utilizzo di qui. Insomma, avevo fatto un sacco di esempi per farvi capire che questa esperienza mi dà fastidio, per farvi capire che mi sbizzarrisco in ogni prodotto che non mi piace utilizzare in un modo invece che in un altro. E niente, ragazzi, questo era quanto. Ah, mi ha fatto il suo bracino, sempre con lo solito prodotto, ed è questo qua, della Rimmel, con questa matitozza che si sta diventando un mozzicone, ma io la utilizzo finché non ce n'è più. E poi questo pettinino qui, che mi aiuta a pettinare bene le sopracciglia e di farle in modo più decente, più
da persona umana la quale sono. Mentre qui c'è un'altra matitona che non so se farla vedere bene, perché sarà questa, sì, che è della Douglas, sì, si chiama Douglas, molti non sanno come si pronuncia, ma almeno credo di saperlo, Douglas, Douglas, no, Douglas, poi vabbè, fate un po' come volete voi, ma io la pronuncio Douglas perché in America ho sentito dire che si chiama Douglas, ad alcune youtuber americane, poi vabbè, fate voi. Comunque, questa matita, senza dilungarci troppo, di Douglas per le sopracciglia, una per pettinarle per sopracciglia e un'altra per ridefinirle, per darle un'uniformità, ok? A posto. Questa cosa non la uso finché non ho terminato, questa è una cosa, non la comincio finché non termino questo bel mozzicone di matita. Oh, stavo mettendo quella sbagliata a posto. Questa ancora da mettere a posto e utilizzare dopo, quando sarà l'ora di utilizzarla, per il momento no. E niente ragazzi, questo era tutto. Non so ancora cosa andrò a fare ad altri video, ma li farò. E per il momento io vi lascio, vi ringrazio. Ah, mi sa che devo lavare i pennelli. Se riesco faccio il video dove lavo i pennelli. Non sarà il massimo, ma ci voglio provare a fare il video dove lavo i pennelli. Potevo farli stamattina. Non lo so, forse non ho avuto voglia perché ero troppo stanca e voglio guardare. Mi sto già intartagliando. Avevo voglia di fare, di guardare i vostri video e di un po' trastullare nel guardare i vostri video, quindi non ce l'ho fatta, ma non ha importanza. Se mi riesce, se no, li farò un altro momento i pennelli, tanto non, da lì non scappano. Sì, lo so, è importante lavare i pennelli per non avere porcherie sul viso, sul proprio viso, sul mio viso più che altro. E niente. Bene, ragazzi. Ah, qui. Ci sono tutti i miei trucchi, non so se ve l'ho fatti vedere. Eccoli qua. Con quale l'altra volta, non so se mi seguite su Instagram, fatelo, perché di tanto in tanto riesco a essere appunto attiva, non sempre su TikTok, ma su Instagram di più, più o meno, almeno credo e penso, spero di esserlo. Perché stamattina ho fatto due fotine e mi sono strapiaciute, e anche ad altre ragazze sono piaciute, altre, quelle pochine che c'erano. Quindi cosa dire di bello? Fatemi pensare. Ah sì, ho fatto un trucco e ancora non so se l'ho postato o meno, ma mi sa che ho cancellato la foto. Mannaggia a me, potevo pensarci da prima di non cancellare la foto e l'ho fatto. Vabbè, se lo trovo in un'altra app dove salvo tutte le foto, se ne l'ho cancellate, buono sia, posso dire ben venga se ce l'ho ancora. Se ce l'ho ancora, ve la metto sia su Instagram che qua sul montaggio. Vediamo cosa riesco a mettere in salvo da tutte le mie pazzie di cancellare foto. Vediamo, non vi assicuro niente, ma ci proviamo. Ciao ragazze, e a presto. E ci vediamo dopo un altro video. Se riesco a lavare i pennelli e se non li laverò domattina. Ciao. Ah, ricordate di mettere un bel like di supporto, perché il nostro YouTube cosa fa dei miei video, ma spero che li faccio vedere nella home page e se no magari nelle iscrizioni. Io non so come fa YouTube, come cavolo lavora YouTube, ma se piacciono bene, se no non posso essere di gradimento a tutto il mondo intero di YouTube, tutta YouTube Italia o chi che sia. Va bene, dai. Ciao, lavo i pennelli, anzi, riprovo a registrare questo video, che provo a lavare i pennelli e come esce, vediamo se esce bene. Ciao. Click on Zombie Apocalypse.